Siamo donne combattenti e contro la violenza sulla donna. E di Pescara, a 45 anni, e con la sua Donne combattenti ha stupito la giuria. Lucia Ciccone, scesa dal palco naturale del Rasta, Tafano, con 3 trofei, si è classificata al primo posto per la categoria inediti, ha ricevuto il premio della critica intitolato a Luciano Bonfitto e ha vinto il premio assoluto della 6ª edizione del Festival della Fortuna. Siamo donne combattenti e contro la violenza. Lacrime di gioia e incredulità, Lucia entrerà di diritto alla finale del premio Pigro di Teramo e si esibirà all'edizione 2022 del Carnevale di Fano. Inoltre potrà registrare gratuitamente un brano inedito nel Museo della Batteria a Bellocchi di Fano. Un grandissimo successo, te lo aspettavi? Sinceramente no. Sono emozionatissima ancora tuttora, infatti ho dormito proprio 3 ore. Non sto nella pelle e questo successo lo devo un'altra volta, lo devo a mamma, a tutta la mia famiglia e a Simona Francini che scrive i testi, che mi ha sempre creduto. E quindi dedichi a loro la vittoria? Sì, la dedico a loro. Donne combattenti, hai parlato di femminicidio, di violenza, ma anche della grande forza delle donne. Sì, anche della grande forza delle donne, che ancora tutt'oggi esiste il femminicidio. E non solo il femminicidio, perché questo brano è un brano molto forte, però alla fine parla anche dell'amore, che l'amore che la donna sa ascoltare, la donna sa amare. La donna è mamma, la donna è tutto. Sulla donna, mettiamo tutti sulla terra. Lucia ha gareggiato sabato sera insieme ad altri 14 finalisti. Sul palco anche alcuni artisti che parteciparono alle prime edizioni del festival a cavallo tra gli anni 80 e 90. Fermata imprevista, controllo stradale, mannaggia che da qui ce la fanno pagare. A intrattenere il pubblico invece ci ha pensato l'ospite d'eccezione, il cantante e imitatore Francesco Capodacqua. Ti supererà, ciao a tutti, in amore andrà, e dove non hai mai sognato di arrivare tu, yeah, yeah. Tornando alla gara, i primi 3 classificati in ciascuna categoria con qualche premio a pari merito si sono esibiti anche domenica sera all'Anfiteatro di Sassonia. A vincere per quella degli editi, che riguarda i brani già pubblicati, è stata invece Carmen Bicchierai, 57 anni, residente in provincia di Bergamo. Metter via, riesca a metter via te. Al termine delle esibizioni è seguito il concerto di Filippo Graziani, che ha cantato i brani più noti del padre Ivan. 2 serate all'insegna della musica e dello spettacolo per il festival, ripreso dopo 30 anni dall'associazione culturale Fortuna Music. Consiglio alla gente, noi siamo così e ci piace andare controcorrente, non odiarci mai. Possiamo dire un grande successo? Tantissimo, lo puoi dire a voce alta. Un grande successo, una bella platea, una grande partecipazione. Grazie Fano TV che ci avete messo nelle famiglie di tutti gli italiani e non solo, perché ci guardavano anche da Praga, ci sono arrivati complimenti dal grande Davide. Qui siamo con la vincitrice, simpaticissima e molto molto brava, speriamo di rivederla presto, anche perché dovrà venire nei nostri studi, sì, per registrare. E quindi veramente grazie a tutti. Dr. Jackie, Mr. Dr. Jackie, oh. Possiamo dare l'appuntamento al 2022? Assolutamente, torneremo all'edizione invernale, chiaramente ad aprile, anzi primaverile diciamo, ad aprile al Teatro della Fortuna. Vi aspettiamo il 2022 con la 7ª edizione del Festival della Fortuna.